una canzone preziosa, perché intanto, ma sarà un caso? What? Sarà un caso che Claudio, bravo, che si chiama 24 Karat Golden. Guerini, ma te ne puoi sta zitto un attimo? E il cantante è Dior, uno si chiama Dior, ci cioè stanno il Golden, il Dior, cioè una, il singolo più prezioso della storia, ma adesso si ride. Liberate l'Alan Franchi da Guerini, mi sa che non si può. Favore. Non si può fare. Aiutatela! Sigla! Guerri, ma quale campanè? Chiamami che ti faccio scialare, guardi! Guerri, mi chiami, Guerri! Allora, intanto ho saputo che sei andato ospite di altri programmi, signor sciolatore, e ci hai tradito con i peggio più peggio, quindi non so se ti manderemo in onda. No, dai, non dirgli così. Comunque, questo è il nostro cabaret, questo è il nostro cabaret. Cinque momenti, almeno in questi giorni, veramente terribili per mille motivi. Proviamo a farvi sorridere. Cominciamo con due persone che si stanno presentando. Ok. Allora, senti, scusa, ma da dove vieni? Dall'ex Jugoslavia, Montenegro. Tu? Dalla Calabria, Amaro del Capo. Oh, oddio, mamma, cioè, no, ma possì, è andata a vuoto. No, è perché siccome non bevo, cioè faccio fatica, ho fatto fatica. Montenegro, fatto fatica. Niente. Va bene. Adesso due amici che si confidano delle cose. Va bene, ma lo sapevi che a Napoli c'è una via che si chiama proprio Spacca Napoli? Meno male che non c'è qui a Milano. Niente. No, ragazzi, l'ho capito, ma però questo è un esercizio per la Robby. Avete visto che la settimana enigmistica c'è l'esercizio perché per sempre la cavia devo fare per la ragazzi, Susi. Cioè, nel curriculum metterò cavia. Tu sei per brava. Sette anni. Tu sei brava a contare le lettere delle parole, a parlare al contrario. Allora è facilissimo per te. Dimmi al contrario come diresti al contrario il profumo Dior Homme. Vai. E Claudio. Non l'hai detta. Non è divertente. Ma non l'hai detta. Dior Homme si dice al contrario. Amor. Amor. Per favore, ne ce n'è un'altra. Amoroid. Vabbè, niente, no. Sì, ce n'è un'altra. Adotto 100 euro per 100 euro per scrivere due righe di ricetta. Caro signore, per queste due righe ho studiato 20 anni. Ho capito, ma sta lei decoccio perché devo pagare io. Questa è carina. Questa è carina. Meno male. Ti sei rifatto del profumo. E adesso chiudiamo col TG. Buonasera, casalinga impazzisce mentre trita le verdure. Chiamano il 118. La sedano. Piaciutissima questa. C'è Gaia con Tokyo. Bravo. Una la fatica, sedano ragazzi, mi è piaciuta. Una fatica. Mi è piaciuta.